E niente ragazzi, non si riesce, Catanzaro che non riesce a tornare alla vittoria in casa contro la Juve Stabia, partita che termina sull'1-1, peccato, grande peccato perché Catanzaro il gol aveva trovato nel finale di partita ma si è fatto raggiungere e recuperare al 90esimo. Purtroppo questo momento continua ad essere negativo, continuiamo a perdere punti a destra e a sinistra. Punti che non si possono a conti fatti perdere se vogliamo perseguire l'obiettivo primo posto, perché io vi ricordo che l'obiettivo dichiarato da parte della società, da parte di Foresti e di chi per esso è il primo posto. Continuiamo a perdere punti che ci allontanano sempre di più dal primo posto. Con il Bari che è una partita in meno, attualmente siamo a meno 6, potrebbe quindi potenzialmente andare a più 9 rispetto a noi. E una classifica che ci consegna un Catanzaro al quinto posto, a pari punti con Avellino e al Francavilla che deve ancora comunque giocare. E ragazzi, una classifica per nulla positiva. Siamo messi molto molto male. Anche quest'oggi è una partita da vincere, non l'abbiamo vinta. Nonostante eravamo passati in vantaggio con Bombaggi all'85esimo, ci facciamo recuperare però con un gol di Della Pietra per la Juve Stabia al 90esimo. Grande peccato perché tu passi in vantaggio, tu Catanzaro passi in vantaggio dopo una partita comunque complicata con un avversario ostico, riesci a passare in vantaggio e poi non puoi assolutamente concedere nulla nel finale. Invece il pareggio arriva per la Juve Stabia e quindi 2 punti buttati nel cesso, tirato lo sciacquone e adesso ripeto, la classifica è veramente, veramente brutta. A conti fatti questo è. Adesso onestamente non so se ci saranno ripercussioni su Calabro, ma non credo, anche perché la società lo ha confermato 2 giorni fa, noto sarebbe comunque incoerente a dire no, Calabro lo teniamo per la programmazione, il progetto, e poi dopo il pareggio in casa con la Juve Stabia lo esoneriamo. Onestamente non credo che venga esonerato perché non sarebbe, ripeto, coerente, però rimane il fatto che praticamente al giro di boa, perché mancano 3 partite al giro di boa, anzi no, ne mancano 4, scusate, a giro di boa, siamo potenzialmente a meno 9 dalla capolista. Ragazzi, non va bene così, non va assolutamente bene. Adesso la prossima il Catanzaro la giocherà in quel di Monterosi, una trasferta molto complicata perché Monterosi è la classica squadra alla Picerno, quelle squadre che si chiudono, che ripartono, che ci mettono in giocano bassissime, che se non sblocchiamo nel primo tempo non vinciamo, semplicemente perché sono quelle partite che se tu non sblocchi nel primo tempo non le vincerai mai. Ed è una partita da andare lì in Toscana, sì, in Toscana, in Tuscia, comunque in Lazio, a vincere. Punto e stop. Nonostante il Monterosi comunque è una squadra che ha sete di punti, però ragazzi, Catanzaro deve andarli a vincere senza se e senza ma. Non voglio sentire scuse e basta. Semplicemente questo è. Ripeto, peccato perché il primo posto ormai si allontana sempre di più come ogni anno e vediamo un po' come andrà avanti la situazione, ma adesso c'è da pensare solamente alla prossima giornata, alla trasferta in Lazio e andarle a vincere. Anche perché poi le ultime giornate mi sembra che affrontiamo anche squadre di non scarse, però comunque di bassa classifica. Mi sembra l'ultima ci sia anche il derby, quindi comunque, un calendario che adesso deve consegnarci un Catanzaro che deve tornare a fare il filotto, però. Riuscirà il Catanzaro in questo intento? Boh, vedremo un po'. A questo punto comunque io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragà!